Salve gente, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi, purtroppo, arriva qualche nota dolente. Avete presente quando vi appassionate tantissimo a una serie TV e poi gli sceneggiatori cominciano a far succedere cose a caso e la rovinano completamente? Ecco, diamo il benvenuto a Revenge. Ora, metto le mani avanti. Non sto dicendo che questa serie TV sia da buttare o che sarebbe meglio dimenticarsi della sua esistenza, perché ogni tanto mi diverto anche andare a riguardarla. Però penso anche che sia l'esempio concreto di cosa succede quando gli sceneggiatori perdono di vista il punto della situazione. Revenge era una serie molto interessante anche perché era liberamente ispirata a un romanzo. Però ne cambiava il contesto storico e modificava il sesso della protagonista, rendendola una vendicatrice anziché un vendicatore. Il romanzo di cui parlo è Il Conte di Montecristo, scritto da Alexandre Dumas padre tra il 1844 e il 1846. Amore, tradimento, vendetta, riscatto. Capite perché era intrigante? Revenge, andata in onda tra il 2011 e il 2015, racconta le vicende di Amanda Clark, alla ricerca di vendetta contro le persone che hanno rovinato la sua vita e quella di suo padre, accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso. Una volta uscita dal carcere minorile in cui era stata rinchiusa, Amanda assume la falsa identità di Emily Thorne e si trasferisce nuovamente nella sua vecchia casa sul mare degli Hamptons, proprio di fianco alla casa di coloro che hanno distrutto la sua infanzia. Un nome temuto praticamente da tutti negli Hamptons, e che impareremo a conoscere molto bene, i Grayson. Il piano di Amanda è molto semplice: avvicinarsi più che può ai Grayson e poi distruggerli dall'interno. Il primo passo, ovviamente, è inserirsi nel contesto familiare. E quale modo migliore se non sedurre lo scapolo più ricco degli Hamptons? Daniel Grayson non ha idea di che cosa succederà, ma come gli altri non riesce a resistere al fascino di Amanda e cade direttamente nella sua tela. Confucio diceva: prima di intraprendere il viaggio della vendetta, scava due fosse, una per te e una per il tuo nemico. Riuscirà Amanda a sopravvivere al suo stesso intreccio di complotti e bugie? O scoprirà che, in fondo, non tutto il marcio è ricoperto d'oro? Sembra tutto splendido, vero? Lo pensavo anch'io, prima di arrivare alla terza stagione. Le prime due sono bellissime, scritte veramente bene e tengono perfettamente conto dell'obiettivo finale, la vendetta. Croce e delizia di questa serie è anche nostra. Ambita, desiderata, svuotante vendetta che prende tutto il tempo per consumarsi. C'è da ammettere che più le cose diventano complesse e più le relazioni tra i vari personaggi si fanno assurde, più arriva il trash. Bello, perché in confronto ad altre serie in cui ce n'era talmente tanto che non si riuscivano nemmeno a prendere sul serio, quantomeno questa ci ha provato a rendersi credibile. Poi è andato tutto totalmente fuori controllo, tanto che se mi avessero detto nella prossima stagione arrivano gli alieni, probabilmente non mi sarebbe sembrato così strano. Dove si salva Revenge? Nel cast. A cominciare da Emily Van Camp, che interpreta Amanda Clark, Emily Thorne. Tutti sicuramente la conosciamo meglio come l'agente Carter dell'universo Marvel, ma come Amanda Clark è stata davvero incredibile, e stavolta in senso positivo. Amanda è una giovane donna profondamente segnata dal trauma che ha vissuto. Ha paura degli altri, di fidarsi e di affrontare i propri demoni e il proprio passato. Fredda e cinica all'apparenza, è capace di dimostrare il suo affetto con piccoli gesti. Nulla di troppo plateale, o le persone si accorgerebbero del fatto che ci tiene. Il suo affetto sta nelle piccolezze. Ed Emily è altrettanto brava nel suo ruolo di serpe, di vendicatrice. Vi darà i brividi, garantito. Menzione speciale a Gabriel Mann, nel ruolo di Nolan Ross, il migliore ed unico amico di Amanda. Ma troviamo anche Madeline Stowe, nel ruolo della diabolica regina degli Hamptons, Victoria Grayson. Madeline Stowe è anche famosa nel cinema per il suo ruolo di Cora Munro nell'Ultimo dei Moicani. Voto personale 6,5. Ottimo potenziale, ma a volte il troppo è decisamente troppo. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di seguirci su X, Twitch, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Mettete un bel mi piace e scrivetemi nei commenti se avete visto questa serie e come la pensate a riguardo. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief e ci vediamo al prossimo video.